calcetón. Calcetón è calcetón. Ha preso via anche la semifinale. Io vi vedo. C'è anche Vittorio. Dai, non mi vedete. 12 siriani per i concorrenti. Vengono ammonite subito dalle prime partite di atleti numero 62 Trentone Fattiva e 151 Caterina Camilla. Cioè hanno fatto uno sprint qua che non era una giro. Come stavo dicendo, 12 giri, passaggio già superato, tra breve 11 al termine. Come succederà nulla e a meno 10 suonerà invece la campana per annunciare che da meno 9 e fino a meno 5 avremo delle doppie eliminazioni. Occhio per lotta, occhio! Questo ancora compatto sul traguardo del meno 11 appena superato. Con 19 gli atleti in gara, quindi per garantire la volata al 5 dobbiamo eliminare 14. Tra brevissimo passaggio. Sottolineato dallo spirito. E annuncia a tutti che da meno 9 abbiamo una doppia eliminazione. Da meno 9 doppia eliminazione. Attenzione, una caduta per una concorrente, sfortunata concorrente, esiliata, però prontamente riprende la sua gara. Iano! Tra l'altro io non mi avete dato la maglietta e il cappellino, vero ragazzi? Io ho fatto un pacco con tutti i buonanotte, perché ho visto che pareva che ne avevate date, però non l'ho visto. E la concorrente numero 9 Morizzi Alessandra, Vita Morizzi Alessandra, numero 9, deve fermare un'altra, Morizzi, che si è rimasta devolta nella caduta quando si è passato con il sistema del traguardo. Purtroppo questo ritardo, questa parola si deve fermare perché è eliminata. La guardia di Giada, vengono eliminati al traguardo degli occhi al termine la concorrente numero 310 Merelisa, che si deve fermare, e la concorrente numero 104 Bella Ginevra. Questi atleti si devono fermare perché eliminate, ripeto, la concorrente 210 e 104 si devono fermare. Concorrenti 310 104 si devono fermare. Siamo sette la termine. Vengono eliminati sui passaggi di sette termine 249, 137. Pertanto si devono fermare gli atleti 249 Curreo Aida e l'atleta 137 Maggio Alessia. Questi due atleti si devono fermare perché eliminate, ripeto, 249 e 137.